È la giornata del silenzio per Nicola di Gloria e per i suoi familiari. Si sono tenuti infatti questa mattina alle 11 nella chiesa di Cristo Re a Polla i funerali del pensionato pollese ucciso nella notte tra venerdì e sabato sulle colline pollesi in località Pendino. Orchidee verdi sul feretro del povero Nicola, accompagnato in chiesa da un corteo partito dall'obitorio dell'ospedale Luigi Curto e capeggiato dall'anziano padre che per tutto il tempo non ha smesso di chiamare il nome del figlio. Dopo le esequie funebri la salma dell'ex dipendente dell'ospedale di Polla è stata tumulata nel cimitero cittadino. Il corpo di Nicola di Gloria è stato rilasciato ieri ai familiari dopo l'esame autoptico. La relazione del medico legale potrà aiutare gli inquirenti, il capo della Procura della Repubblica di Sala Consilina Amato Barile ed i carabinieri della Compagnia Salese a vederci più chiaro sull'omicidio. Intanto, dalle prime indiscrezioni trapelate a seguito dell'esame autoptico, sembra che di Gloria sia stato prima accoltellato con un'arma da taglio e poi sormontato dalle ruote della sua stessa auto, ritrovata poi poco distante dal cadavere. Sarebbero stati poi gli animali selvatici nella notte a sfigurare ulteriormente il volto e la testa del pensionato e non l'accanita barbarie dell'assassino come si era pensato in un primo momento. Prima di procedere all'autopsia, ieri mattina il corpo di Nicola di Gloria è stato sottoposto a delle radiografie per capire l'entità delle fratture che l'assassino potrebbe avergli causato con un corpo contundente. Intanto vige il massimo riservo sulle indagini della Procura Salese che in queste ore sta seguendo tutte le piste plausibili per dare al più presto un nome all'assassino di Nicola di Gloria.